Buongiorno. Allora, lo yoga aiuta a migliorare la socialità, la comunicazione e la concentrazione. In questo tutorial vi propongo alcuni esercizi, anche divertenti per il nome che hanno, che partono dall'imitazione di alcuni animali. Sono esercizi che rafforzano la consapevolezza del proprio corpo e aiutano a mantenere maggiore autocontrollo. Iniziamo con il cane a testa in giù. Ci si mette a quattro zampe. Si mantengono le mani appoggiate al pavimento, si puntano le dita dei piedi sul pavimento, si solleva le ginocchia e si stendono le gambe, quasi a formare un triangolo. Questa posizione, come vedete, imita il cane la mattina quando si stira. Si deve mantenere la schiena dritta, si fanno dei respiri profondi e si mantiene la posizione per almeno 5 secondi. Questa posizione si deve ripetere per almeno 3 volte. La posizione del cane rafforza il senso di equilibrio e aiuta nella concentrazione. La seconda posizione che andremo a fare è la posizione del cobra, che imita proprio il serpente. Allora, ci si stende a pancia in giù, si appoggiano i palmi al pavimento vicino alle spalle, si fa forza sulle braccia e si solleva il torace, formando quasi un arco. Si mantiene il più possibile il bacino a terra, si rovescia indietro la testa e si mantiene questa posizione per almeno 10 secondi. Anche questa posizione è da ripetere 3 volte. Il cobra rafforza la schiena e le braccia, aumenta la sicurezza, apre e libera. La terza posizione che andremo a vedere è la mucca e il gatto alternati. Ci si mette a quattro zampe. Espirando, cioè buttando fuori l'aria, si inclina il bacino verso l'alto, arrotondando la schiena verso il soffitto, imitando quasi un gatto quando soffia, quando è un po' arrabbiato. Inspirando invece si spinge il bacino verso il basso e si alza la testa. La schiena così flessa ricorda quasi la schiena di una mucca. Questo esercizio si ripete 3 volte. Favorisce la flessibilità della colonna vertebrale, aiuta a sciogliere le tensioni e rafforza la schiena. Un altro esercizio, sempre con un nome di un animale, è la farfalla. Si sta seduti, si uniscono le piante dei piedi, si fanno cadere le ginocchia verso l'esterno, si afferra ciascun piede con una mano e si fa volare le ginocchia, si fanno sfarfallare le ginocchia e si ripete 10-20 volte. Poi si allungano le gambe davanti, si distendono le gambe davanti per rilassarsi. Questo esercizio aiuta ad allungare l'intercoscia e mantiene le anche agili. L'ultima posizione che vi propongo è quella del cammello. Ci si mette in ginocchio, così, si inarca la schiena all'indietro e si afferra alle caviglie con le mani. Cerca di mantenere le cosce perpendicolari alla terra. Guarda indietro con la testa e respira in modo profondo. Mantieni la posizione per almeno 6-7 secondi. Questa posizione aiuta la flessibilità e dilata la cassa toracica e rappresenta un po' la gioia di vivere. Dopodiché ci si può rilassare, si sciolgono un po' i muscoli, la schiena, come preferite rilassarvi voi. Ripetete questi esercizi anche tutti i giorni, 2-3 volte alla settimana. Grazie!